milione di voci, volti, pensieri e fraternità in piazza San Pietro. 160 gli studenti aretini che hanno risposto all'invito di Papa Francesco per la prima giornata mondiale dei bambini. Per la Toscana, la trasferta romana è stata organizzata dall'ufficio scolastico toscano che ha coinvolto le scuole primarie e secondarie di primo grado. Tra i partecipanti, l'istituto comprensivo Piero della Francesca, che ha aderito con alunni, genitori e docenti. Alle 9.50 di sabato la partenza con altre delegazioni aretine a bordo del treno charter che li ha portati alla stazione Tiburtina, poi da lì con le navette lo stadio olimpico. Qui una moltitudine di bambini, 70.000 provenienti da tutto il mondo, 101 le delegazioni, hanno incontrato Papa Francesco che ha dialogato con loro in un vero e proprio spettacolo di emozioni e profonde riflessioni su pace e fratellanza. I ragazzi hanno riportato a casa un'esperienza densa di gioia e speranza per un mondo finalmente libero dalle guerre.